L'immigrazione è diventato un argomento di preoccupazione, tanto quanto la manovra economica, per il governo italiano. Giorgia Meloni è interessata a rendere più chiara la situazione dell'immigrazione, soprattutto nei confronti del Quirinale e del mondo cattolico. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è incaricato di gestire il coordinamento tra i ministri in questa delicata partita. C'è il tentativo di ridurre il potenziale di propaganda della Lega di Matteo Salvini riguardo all'immigrazione, ripensando la gestione dei migranti e affidandola a Mantovano, anche se Salvini considera quest'ultimo un avversario. Si osserva con preoccupazione il ritorno della retorica salviniana sui decreti sicurezza. E Mantovano cerca di contrastare ciò attraverso il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. La Lega rifiuta l'idea che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sia stato commissariato e richiede l'impegno dell'intelligence per affrontare la situazione delle partenze, soprattutto in Tunisia. Si ritiene necessario analizzare chi si trovi dietro al numero di imbarcazioni dirette verso le coste italiane. Il governo non mette in discussione gli accordi con il regime di Kais Saied, ma i risultati tardano a manifestarsi e il negoziato tra Tunisia e Fondo Monetario non sembra progredire. I numeri degli sbarchi rimangono un problema e il nuovo provvedimento non sembra sufficiente a mitigare l'impatto dell'immigrazione. Meloni si è impegnata con il presidente tunisino Saied per migliorare le relazioni e la gestione dei flussi migratori. Si mira a combattere l'immigrazione illegale con maggiore impegno. La premier Meloni spera che il prossimo decreto sulle espulsioni sia più agevolmente approvato rispetto a quello precedente. Il governo cerca di evitare conflitti, affidando la gestione dell'immigrazione a Mantovano, che ha buoni rapporti con il Colle e con il mondo cattolico, non favorevole alla linea dura sull'immigrazione. Iscriviti al canale.